Ok ragazzi, ho scritto a dei calciatori, questo doveva essere un scrivo a 100 calciatori, ma non sono arrivato a 100 perché mi ha risposto, vabbè probabilmente sarà scritto nel titolo perché sennò questo video non lo guarda nessuno. Non crederete mai a chi mi ha risposto. Ma bene a tutti ragazzi, ed eccoci qua ritornati, sì, finalmente siamo tornati. Se questo è uno dei primi video che vedi, probabilmente non ti sei accorto della lunga assenza di queste ultime settimane. Quindi iscriviti per rimanere aggiornato. Siamo stati più attivi sul secondo canale che non sul primo ultimamente. Ma ragazzi, siamo tornati con una hit! Perché questo doveva essere scrivo a 100 calciatori. In realtà speravo mi rispondessero molti di più. Non mi hanno risposto in tantissimi. Io veramente volevo scrivere a 100 calciatori. Non ce l'ho fatta a scrivere a 100 calciatori, perché uno carico mi ha risposto incredibilmente e tanta altra gente, anche con meno follower di me su Instagram, non mi ha cagato di striscio. Sarà, non mi aiuta il fatto forse che non ho la spuntina blu, quindi Instagram ti prego dammi la spuntina blu. Ovviamente la chat incriminata l'ho archiviata in modo tale che mentre scorro tra i direct per vedere chi non mi ha risposto e chi fortunatamente mi ha risposto, non vi spoilerò subito come mi ha risposto il diretto interessato. Non vi chiedo di raggiungere dei likes, metteteli e basta. Sotto mi sa che hanno anche aggiunto la funzione del grazie, quindi c'è anche la possibilità di lasciare un commento che tipo flexa su tutti gli altri che l'hanno lasciato normale. La data di quando ho scritto vi fa capire quanto ho aspettato prima di far uscire il video per vedere quanta gente mi rispondeva. Ho iniziato con Totti, anche se non gioca più, lo dovevo includere nella lista dei calciatori che dovevo contattare e ovviamente non mi ha cagato, grazie Francesco. Ad Haaland anche ragazzi, ho scritto se rispondi a questo messaggio mi taglio un sopracciglio. Meno male che non ha risposto su un certo punto di vista. Sì, sarebbe stato un bel forfè, nel senso dici ok, ti ha risposto Haaland, è una figata, però mi dovevo effettivamente poi cancellare un sopracciglio. L'ho anche tradotto per Messi questo messaggio qui ragazzi, giustamente perché Messi non parla un cazzo di inglese e quindi glielo ho dovuto scrivere in spagnolo e non mi ha cagato. Forse se gli scrivevo lo so che torna nel Barcellona, lui mi avrebbe detto sì figliolo, sì. No, non sarebbe andata così. Allora, poi mi sono preimpostato un messaggio, ho detto faccio prima. Ho scritto a Jorginho, da qui in poi ho scritto praticamente sempre questo messaggio, l'ho copia e incollato a tutti. Ciao fenomeno, sto facendo un esperimento per vedere quanti calciatori rispondono in chat qui su Instagram, basta anche un emoji a caso, grazie. L'ho copia e incollato a tanta gente ragazzi questo messaggio e non mi ha cagato di striscio nessuno. Ho provato a invertire la tendenza con Abram, gli ho scritto King e non mi ha cagato nemmeno lui. Uno che invece incredibilmente mi ha risposto al messaggio, alla catena questa qui copia incollosa, è stato Zalewski ragazzi. Mi ha risposto Zalewski della Roma, proprio lui incredibilmente. Poi qui dopo Zalewski che mi ha risposto, Instagram mi ha impedito di mandare direct per tipo una settimana. Quindi praticamente ho dovuto fermare tutto perché avevo mandato troppi messaggi tutti uguali e Instagram mi ha bloccato la possibilità di mandare direct a persone che non mi seguivano. Quindi potevo parlare solo con chi già conoscevo su Instagram. Vabbè raga, Pellegrini non conta perché effettivamente con lui già parliamo ogni tanto. Aggiungiamolo, va solo perché ci ha risposto solo Zalewski, facciamo più due. Vabbè raga, ci metto in mezzo anche Darboh perché gli ho scritto una volta tipo a maggio e mi ha risposto, quindi Darboh... Facciamo che pure lui va, perché non gliel'ho scritto, perché già effettivamente ci eravamo scambiati due messaggi, quindi non mi sembrava il caso di chiedergli di rispondere, che tanto già mi aveva risposto una volta, quindi anche lui facciamolo nella lista, dai su ragazzi, ma tanto tra un po' arriviamo al big. Vabbè raga, col Papu Gomez, voi lo sapete, no? Comunque effettivamente ci avevo già fatto un video insieme e ci eravamo tipo seguiti a vicenda su Instagram, e poi però quando è andato via da Bergamo mi ha unfollowato, cioè ha droppato tutto quello che riguarda andava all'Italia in Italia, quindi mi ha unfollowato e l'ho followato anch'io, che cazzo, che no, era una questione di amicizia la nostra, ho presunta tale, pensavo, dici, ok, mi seguite, non perché io seguo l'Atalanta o perché lui segue i miei video, ma perché dici, ok, ci siamo conosciuti, ci siamo seguiti, ci siamo stati simpatici, ok, amen, ma lui quando se n'è andato mi ha unfollowato, quindi io l'ho presa sul personale e l'ho unfollowato a mia volta. Comportamento immaturo? Forse. Da parte sua non lo so, da parte mia mi... Cioè, raga, nemmeno Ogbonna mi ha risposto. Cioè, capite? Non mi ha risposto neanche Ogbonna. In fin dei conti ho scritto a quasi tutti italiani, ma Ogbonna che non mi risponde. Ogbonna, ho il doppio dei tuoi follower, rispondimi. Ti flexo in faccia ai miei follower su Instagram, Ogbonna, così impari. Almeno voi non fate come il Papu Gomez, seguitemi su Instagram. Dai, faccio il fantacalcio con Bonolis, su, seguitemi. Guarda come cazzo beggo per i follower su Instagram, ma che cazzo. Raga, ma la cosa che mi lascia basito, voi lo vedete, poi comunque ci ho riprovato tre giorni fa a scrivere ad altra gente, è che non mi hanno cagato di striscio nessuno, a parte gli scherzi, allora,
veramente mi manca la spunta blu. Ecco, tipo pure Paleari, no, per dirvi, cioè, lui neanche l'ho messo in lista, ragazzi, perché comunque lui, a parte il fatto che, cioè, ci seguiamo a vicenda, ma poi comunque non, cioè, abbiamo fatto video insieme, cioè, pure lui non è in lista, ragazzi, cioè, anche se mi fa un altro più uno, perché comunque è un calciatore con il quale parlo o comunque ho parlato. Meno Felix, raga, ma cagato, cioè, che c'ha... Non lo usa Instagram, neanche lui c'ha il verificato su Instagram, ma è il suo profilo vero, credo di sì. Sì, penso di sì, ragazzi. E ora io vi faccio vedere invece chi mi ha risposto. E non so nemmeno perché mi ha risposto. Io quando ho visto il messaggio ho fatto, no, non è vero, è impossibile. No, vabbè, raga, voi non avete idea, voi non avete idea. Allora, io stavo facendo un video in realtà, cioè, in questi giorni stavo registrando un video, ma... Raga... Cioè, a quanto c'ho il c'ho il battito a 100, raga. Allora, mi ha risposto l'impensabile, quello che proprio non t'aspetti. Oddio, mo che faccio? E poi ho visto tutti quelli che non mi hanno cagato e ho fatto... Si è sbagliato. Ha aperto per sbaglio il messaggio e mi ha risposto. O chi gestisce il suo Instagram. Non lo so, ragazzi, sta di fatto che non so a quanta gente lui risponda. O... Chi gestisce, o ripeto, chi gestisce il suo profilo risponda, ma a me mi ha risposto Cristiano Ronaldo. Perché era il 28 ottobre e aveva appena postato la foto, questa. Questa foto qua, ragazzi, dove aveva messo la foto che aspettava due gemelli. E io gli ho fatto le congratulazioni per i gemelli. Ho detto, figurate. Meno male che non gli ho detto merando le sopracciglia se rispondi. E poi, bello, ma mi ha risposto con un cuore e una fiamma. Madonna santa, perché lo spara così tanto il bianco? Vabbè, vabbè. Vabbè, è questa comunque. A tutti gli effetti mi ha risposto il calciatore più seguito su Instagram, quindi... Ok. Ok, raga, io non gli ho risposto. Ho visualizzato effettivamente e non gli ho risposto. Quindi facciamo una cosa, voglio voi. Scrivetemi nei commenti cosa dovrei rispondere a Ronaldo. Cioè, io la sto ancora elaborando questa cosa, ragazzi. Cioè, per me è ancora, tipo... Non lo so, un achievement che non pensavo di avere, che tipo Ronaldo mi rispondesse. Non sai che avevi bisogno di una cosa finché quella cosa non capita, eccola. Ragazzi, mi raccomando, fatemi vedere che ci siete. Quindi detto questo, mi raccomando, ragazzi, lasciate un like, lasciate un commento. So di me, saluta, bella. Ho cercato per anni il segreto di Cristiano Ronaldo, fallendo innumerevoli volte, ma poi ho realizzato. Sì, si fa il culo in palestra e mangiando bene. Ma bella a tutti, ragazzi, ed eccoci qua ritornati. E scusate, volevo fare una intro di quel tipo da veramente tanto tanto tempo. Ed oggi, signori, se non l'avete capito dall'intro o dal titolo, andremo a fare l'esperimento di provare una giornata tipo di Cristiano Ronaldo, quindi prendendo sia allenamenti che soprattutto alimentazione. Vi dico già che io in quest'ultimo periodo comunque mi sto allenando, è da un anno e mezzo circa che mi sto allenando, seguo diete, quindi di base sono anche abituato a tutto questo, ma quella di Ronaldo è particolare. Quindi oggi andremo a vedere se riusciamo a starci dietro e soprattutto ci toglieremo uno sfizio personale per capire un po' se riusciamo a fare quello che fa Ronnie, anche se lui lo fa tutti i giorni e sempre, quindi... Quindi lasciate un like se volete un altro provo a fare qualcosa per 24 ore, visto che anche quando ho fatto quello in piscina vi è piaciuto, vi lascio in descrizione...